Per apparecchiare la tavola digitale sono necessari tantissimi piatti, posate e bicchieri. Una città smart fa uso intelligente delle nuove tecnologie digitali. Tre sono le infrastrutture digitali necessarie: banda larga, reti wireless, reti di sensori. Innanzitutto, requisito fondamentale, è una grande tovaglia sufficiente a coprire anche il tavolo più grande. L'obiettivo europeo per il 2013 è la copertura totale del territorio tramite banda larga a 2 megabit al secondo, per poi passare alla banda larga a 30 megabit al secondo entro il 2020. A Modena, solo l'1% della popolazione è ancora priva di connessione ad almeno 2 megabit al secondo presso la propria casa, però il secondo obiettivo è ancora lontano. Inoltre, sul territorio modenese, ben 3 zone industriali hanno una connessione critica inferiore ai 3 megabit al secondo. Occhio ai dettagli! Utilizzare tovaglioli abbinati alla tovaglia non potrà che renderla ancora più bella. Il comune di Modena, che utilizza fibra ottica noleggiata dalla società Eracanto, ha aderito al progetto di realizzazione di una nuova Metropolitan Area Network, in collaborazione con la provincia di Modena e l'Epida S.p.A. Il progetto permetterà di collegare 50 sedi comunali con una rete ad alte prestazioni, di cui il comune stesso diventerà proprietario, risparmiando sui canoni di noleggio. La tavola digitale conta innumerevoli commensali, per questo è importante che piatti e bicchieri si dispongano bene a seconda delle portate previste. In Europa il 76% delle famiglie ha una connessione a internet e nell'Europa del Nord quasi il 100%. In Emilia-Romagna la percentuale arriva solo al 67%, però nella provincia di Modena la copertura dei servizi UMTS HSPA e Hyperlan Wi-Fi è al 98%. Per il momento, a Modena, chi non si connette da casa può contare su iModena, una trentina di punti Wi-Fi pubblici localizzati in città, in continuo aumento. Non solo la tavola digitale deve piacere, ma deve saper rispondere ai bisogni di tutti i commensali. Un centro tavola girevole sul quale appoggiare i condimenti è l'ideale. Una città smart è orientata ai cittadini e ai loro bisogni e prende decisioni sulla base di informazioni aggiornate e condivise. Il territorio è popolato da centinaia di sensori di vario genere che rivelano dati sul traffico, dati meteorologici, immagini di ciò che accade nelle strade, eccetera. In quest'ottica, i database dei diversi servizi del Comune di Modena sono veri e propri sensori virtuali che rilevano quotidianamente le variazioni nella vita degli immobili, delle aziende, dei cittadini e dei consumi. Incrociati con le informazioni delle centraline fisiche, essi forniscono una vista d'insieme del territorio. Se questi dati saranno aperti e disponibili a tutti, essi potranno divenire una straordinaria base per costruire nuove applicazioni e servizi. Prima di un grande evento, bisogna sapere il numero degli ospiti e che menu offrire. Modena è sufficientemente connessa? Di che rete necessitano cittadini e imprese per poter accedere ai servizi o fare business? Quale infrastruttura occorre a Modena per essere sempre di più una città sostenibile? La tavola digitale è completa. La community invitata, che abbia inizio la chiacchierata.